nuovo video del flippatore in America. Siccome questo fine settimana sono in viaggio e sto andando in un posto molto poco smoker friendly, ne approfitto per parlarvi di una cosa particolare di cui a proposito, cioè al cui proposito in tanti mi hanno più volte chiesto qualche informazione in più. E quindi, siccome questa settimana sono successe cose importanti, volevo raccontarvi un po' che cosa sta succedendo negli Stati Uniti. Perché negli ultimi 3 anni, anzi 4, sono successe veramente tante, tante cose per i fumatori che non sono per nulla positive. Quindi volevo spiegare e raccontarvi un po' meglio cosa sta succedendo e poi mi direte voi cosa ne pensate. Nello specifico faccio riferimento alla nuova normativa FDA lanciata nel 2016, che ha causato indirettamente la chiusura di McClellan nel 2018. Una nuova normativa per quello che riguarda il calcolo delle accise lanciata dallo Stato dell'Ohio alla fine del 2019, il ban dei tabacchi aromatizzati nel Massachusetts, l'approvazione da parte della Camera e del Senato di un divieto di vendita di tutti i prodotti del tabacco ai minori di 21 anni, ed è stata innalzata l'età legale per acquistare prodotti del tabacco a 21 anni, soprattutto la normativa nuova, una più profonda riorganizzazione di tutto il settore, che è stata votata e pre-approvata dalla Camera giusto pochi giorni fa. E di questo voglio dirvi qualcosa in più perché ha veramente delle implicazioni molto molto importanti. Prima cosa di cui volevo parlarvi è la nuova regolamentazione FDA lanciata nel 2016. FDA, che in italiano si legge FDA, sarebbe Food and Drugs Administration, ovvero un'agenzia federale, quindi governativa, che regolamenta l'alimentazione e i farmaci. Dal 2009 si occupa anche di regolamentare il tabacco ed, essendo un'agenzia federale, le sue decisioni hanno validità su tutto il territorio americano e gli stati non hanno potere di legiferare in modo opposto. E questo è un dettaglio molto importante. Facciamo una breve introduzione. Finora la lotta al fumo e al tabacco negli Stati Uniti si è concentrata principalmente sul controllo degli ingredienti nelle sigarette, quindi per lo più sulle sigarette, nel controllo degli ingredienti sulle stesse per cercare di ridurre la loro nocività e anche la assuefazione che creano, e poi soprattutto tanti sforzi nella lotta al consumo fra i più giovani. Quindi le sigarette, per esempio, non si possono comprare online come si fa con i prodotti da pipa o con i sigari, non si possono neanche spedire, per esempio. Poi ogni stato ha regolamentato le cose in maniera indipendente, almeno fino a poco tempo fa, quindi per esempio ci sono stati che non hanno una età minima per acquistare le sigarette e stati in cui quest'età c'è. Che cosa è successo però? Che poi negli ultimi anni c'è stato l'avvento della sigaretta elettronica, quindi fra i più giovani c'è stato un crollo nel consumo di sigarette ma un'esplosione nel consumo di prodotti da svapo e di sigaretta elettronica. Questa cosa poi ha portato a tutti i problemi dell'anno scorso di cui sarete a conoscenza, ovvero delle tante persone che sono morte per cause ancora non interamente chiarite a causa proprio del fumo da svapo, del consumo di prodotti da svapo, degli ingredienti insomma non di buona qualità o comunque nocivi che hanno portato a questo risultato. Quindi l'FDA ha deciso di intervenire in modo estremamente drastico, riclassificando quello che significa tabacco in modo tale da poter intervenire in modo più deciso. Quindi per esempio hanno deciso di considerare tabacco non soltanto le sigarette o appunto quello che contiene tabacco, ma anche quello che contiene nicotina in generale che deriva dal tabacco, ma anche tutto quello che ha a che fare con il consumo del tabacco. Ovviamente questo è stato fatto pensando alla sigaretta elettronica, ma per noi ha effetto perché adesso anche le pipe fisiche di radica e di plastica sono considerate prodotto del tabacco. Hanno introdotto poi dei controlli molto stringenti che sono gli stessi che si fanno per le sigarette, quindi adesso per introdurre una nuova miscela, un nuovo prodotto sul mercato, che sia prodotto da svapo, che sia tabacco da pipa, che sia sigaro, bisogna sottostare agli stessi controlli delle sigarette, ovvero cioè produrre analisi di laboratorio sugli ingredienti, oppure provare che quella miscela in realtà era sul mercato già da tempo, quindi non è veramente un prodotto nuovo. Su questo argomento poi hanno messo 2 scadenze, una è la scadenza sull'effettiva validità di questa
nuova normativa. Quindi hanno dato un periodo cuscinetto per adeguarsi, che inizialmente era di 2 anni, questa normativa FDA del 2016, quindi avevano dato 2018, dopodiché è stata prolungata un paio di volte fino a che hanno deciso che hanno messo proprio una deadline fissa, che è da maggio di quest'anno, 2020. Cosa succederà da maggio di 2020? Praticamente saranno considerati prodotti nuovi tutti quelli messi sul mercato a partire dal, se non sbaglio, febbraio 2007 in poi, e quindi su tutti questi prodotti, se le marche vorranno mantenerli in commercio, dovranno fornire o documentazione comprovante che comunque sono assimilabili a prodotti precedenti, oppure tutto quello che è, tutte le informazioni che sono richieste, quindi analisi. Ovviamente ci sono dei costi per fare questo. Questo tra l'altro ha indirettamente portato alla chiusura di McClelland, perché McClelland si è fatto 2 conti, ha visto che insomma loro sono un marchio piccolino, questa legge avrebbe comportato tanti costi in più e non avrebbe avuto più senso economico portare avanti l'azienda a queste regole, quindi hanno deciso di chiudere. Quello che vedremo sicuramente da maggio 2020 è che alcune miscele usciranno semplicemente fuori dal mercato, perché magari quelle un po' più di nicchia, che non ha, per cui recuperare questi costi sarebbe molto difficile, semplicemente usciranno fuori dal mercato. Per le altre cercheranno di provare che si tratta di prodotti assimilabili a quelli vecchi, e l'effetto finale ultimo sarà che vedremo molti meno prodotti nuovi sul mercato. E questo insomma è già il primo effetto. Vedremo cosa succederà. Andiamo avanti. Seconda cosa di cui volevo parlarvi, che avrà un effetto sulla vita dei fumatori di pipa americani e non, è che alla fine dell'anno scorso lo stato dell'Ohio ha deciso di applicare le accise sul tabacco anche agli acquisti online. Questa è una novità, perché finora non c'era questa cosa in tutti gli stati, quindi io per esempio in New York, quando ordino il tabacco online, non pago le accise, e questo mi consente di risparmiare parecchi soldi, perché New York è uno degli stati che applica le accise più elevate. Cosa succede? Tendenzialmente quando uno stato inizia, poi man mano gli altri cominciano a imitare un po' le misure, perché ovviamente nessuno vuole perdersi i soldi di tasse, quindi è possibile che a breve vedremo questa misura essere applicata anche in altri stati, insomma, che non è una bella notizia. La terza cosa di cui volevo parlare è appunto lo stato del Massachusetts che ha vietato le aromatizzazioni sui tabacchi, che in realtà sta anticipando un po' quella che è la tendenza, che è quella poi della legge di cui vi parlerò più avanti, ovvero quella discussa dal Parlamento pochi giorni fa. Come vi dicevo, molti ritengono che le aromatizzazioni siano tra le cause del fumo tra i giovani, perché in teoria attraggono i più giovani al tabacco, però cosa è successo? Che in realtà hanno scritto una legge estremamente generalista. Cosa significa? Che hanno vietato la vendita del tabacco che abbia delle aromatizzazioni caratterizzanti, che è veramente un modo estremamente vago per descrivere l'aromatizzazione, e che può significare tutto e niente. Perché se ci pensate, fondamentalmente anche la tachia può essere un tabacco con un'aromatizzazione caratterizzante, no? Quindi non soltanto quelli che per noi sono i panettoni possono essere inclusi in questa definizione, ma anche semplicemente tabacchi un po' conciati. Quindi sono tutti un po' allarmati per questo tipo di definizione, che è poi la stessa inclusa nella bozza passata alla Camera, di cui vi dirò. Credo qui abbia senso parlarne, perché siamo un po' dei dinosauri. A dicembre il Senato ha approvato un disegno di legge che ha innalzato l'età legale per acquistare prodotti del tabacco su tutti gli Stati Uniti a 21 anni. Quindi adesso per acquistare sigarette, tabacco da pipa, sigari, qualunque cosa, occorre avere 21 anni, che è una misura abbastanza drastica. Sì, è vero che occorrono 21 anni anche per comprare gli alcolici, però fa sempre un po' ridere, perché se ci pensate qui a 18 anni, però questo insomma è un discorso esterno, a 18 anni uno può andare a fare il militare, può comprarsi una pistola, però uno non può fumare. Quindi è stata una misura abbastanza controversa, però è passata, e quindi di nuovo un segnale su quello che è l'andazzo per quello che riguarda il fumare qui negli States. E adesso quello che è successo pochi giorni fa.
L'ultima proposta legislativa di cui volevo parlarvi e che probabilmente avrà l'impatto maggiore qualora dovesse passare è quella discussa e parzialmente approvata dalla Camera pochi giorni fa. È stata proposta dai democratici e ha fatto un percorso estremamente rapido, anche perché i democratici hanno la maggioranza al Parlamento nella Camera in questo momento, non al Senato. Quindi è stata approvata dalla Commissione Salute a dicembre ed è già arrivata in discussione alla Camera pochi giorni fa, ed è in realtà una legge per rafforzare la lotta al fumo tra i più giovani. Quindi sono partiti dal divieto di tutti i tipi di aromatizzazioni nel tabacco e anche nei liquidi, quindi sono tutta una serie di regole per quello che riguarda l'aromatizzazione, ma in realtà riprende un po' il disegno di legge del Massachusetts di cui vi dicevo poco fa, quindi è molto molto generale, però poi includono altre misure, fra cui il divieto assoluto delle vendite online, tranne per i sigari, perché alcuni sigari, anzi scusate, perché i sigari hanno fatto molto molto lobbismo. Questo perché, di nuovo, invece di prevedere delle forme stringenti di controllo dell'età di chi acquista, alcuni siti mi hanno chiesto la patente o comunque un documento, però hanno deciso proprio di vietarlo perché dicono online è più difficile controllare che chi acquisti sia maggiorenne. Di nuovo, ovviamente loro vogliono colpire le sigarette elettroniche e lo svapo, però alla fine ammazzerebbero totalmente il mercato della pipa. Ed essendo noi quattro gatti, anche il lobbismo è piuttosto limitato. Di nuovo, vedremo come va a finire. C'è stata tanta discussione, non tutti i democratici sono favorevoli a questo disegno di legge per una questione di discriminazioni che questo divieto potrebbe portare, perché le minoranze etniche sono quelle che consumano di più le sigarette al mentolo, per esempio. E comunque i repubblicani sono molto molto contro, anche il presidente si è espresso contro, quindi non è ancora detta l'ultima parola, vedremo come va a finire. Di certo c'è un'atmosfera molto preoccupante. Insomma, per concludere questo viaggio, io sto ripartendo, sto tornando a New York, l'aria che tira non è per nulla positiva. Tutte queste tendenze legislative, questi interventi non fanno ben sperare. Ora, l'unica cosa al momento che possiamo fare è sperare che almeno la legge che è stata preapprovata dalla Camera non passi al Senato. I repubblicani hanno già espresso il loro disaccordo e il Presidente ha minacciato il veto. Quindi è possibile che ci sia ancora un po' di speranza e che ci sia un po' di tempo, però probabilmente succederà. A questo aggiungiamo due fatti accaduti di recente. Ovvero, uno, non è ancora confermato il Chicago Pipe Show. Eccoci qui, non è più vero perché dal momento in cui ho girato quel video, quindi una settimana fa ad oggi, sono riuscito a trovare un'altra sistemazione per il Chicago Pipe Show e quindi l'evento è fortunatamente confermato per quest'anno. Adesso l'unica cosa che potrebbe annullarlo è questa situazione del coronavirus, che comunque lo saprete meglio di me, è un po' preoccupante, quindi per adesso tutto confermato, vedremo fra un mese o poco più che cosa succederà. Per ultimo, proprio un paio di settimane fa, Gerrit Hoggard, quindi anche Samuel Gerrit, ha avuto un po' di problemi e in questo momento non possono essere importati negli Stati Uniti. Loro dicono che le cose dovrebbero essere sistemate nel giro di pochi mesi, però appunto alla luce di questa tendenza che c'è in generale, nulla è più sicuro. Comunque vi dirò meglio in dettaglio di questa cosa nel prossimo video. Nel frattempo, come vedete, sono sull'aereo, sto tornando a New York, spero di non avervi annoiato. Io non sono un giurista, quindi ho cercato di semplificare i concetti, spero di non aver detto inesattezze. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se avete attento domani. Tutto il resto, ci vediamo alla prossima, ciao!